bentornati in questo paradisiaco video tutorial. Qui parla Simone Bonomi, bentornati nella taverna di Accordi e Spartiti. Con questo bel video tutorial di chitarra acustica, ma soprattutto elettrica, proverò a spiegarti Gli Angeli di Vasco Rossi, un brano che vede protagonista indiscusso alla nostra bella chitarra il signor Landau. Come funziona però questo video tutorial? La prima parte del video, da come vedi, la suonerò con la chitarra acustica, in modo tale da dare la possibilità anche a chi magari ha iniziato a suonare da poco di avere la soddisfazione di accompagnarsi e cantare Gli Angeli di Vasco Rossi. La seconda parte vedremo proprio sia l'arpeggio, gli arpeggi di chitarra elettrica e anche l'assolo. Partiamo, olè, dall'introduzione. Siamo in tonalità di Mi minore, o meglio, siamo in tonalità di Fa diesis minore, perché ho il capotasto, quindi è un Mi minore che viene alzato di due semitoni. Io ti dico comunque gli accordi e i suoni trasposti, cioè quello che suono. Io suono Mi minore, ti dico Mi minore, con il capotasto, ovviamente. Quindi accordi dell'introduzione, Do con la settima maggiore, settima più. Occhio qua, sarebbe un Re con l'aggiunta della nona e il basso di Do. Ora, siccome stai guardando questa parte, immagino tu abbia iniziato da poco a suonare la chitarra, puoi semplificare. Fai un Re sus 2, cioè questa roba qua, con il basso di Do. Funziona bene uguale. Sol maggiore e Mi minore settima. Riparto. O perché no, se ce la fai, Mi minore nona, che sarebbe l'accordo ufficiale. Vediamo quindi la ritmichina, ti accompagnerà per tutto il brano, chiaramente con dei sali e scendi dinamici. Non partirò così forte, no? Partirò basso di volume e piano piano tenderò, la tendenza sarà quella di aumentare con le dinamiche. Ok, quindi ritmichina, pulsazione in sedicesimi, quindi questa è la scansione di base della mano, che ti consiglio di avere chiara. Su questa scansione ritmica è ancora più lenta. 1 2 3 4 cambio accordo. Morbida, il brano si porta a casa secondo me molto bene in questo modo. Parti morbido, quello che si prova può spiegare qui, hai una sorpresa che neanche immagini, dietro non si torna, non si può tornare giù, quando ormai si vuole, non si può cadere più. Quindi molto morbido, senza avere fretta di correre, di fare cose, non ce n'è assolutamente bisogno, senza aver paura di suonare troppo basso e di essere troppo espressivo. Ritornello. Il ritornello inizia proprio con un Mi minore settima, La minore settima, e da qui Re maggiore, qui non arrivano gli angeli, Sol maggiore con le lucciole, le Re basso Fa diesis, solo fai questo modo, oppure ancora meglio così, però uguale, e di nuovo da qui La minore anche con la settima, volendo lasciarla lì non è male, con La minore settima è uguale, non le vedi più. Ci riporto Re sus 2 con il basso di Do, quelle stati lì, e Sol maggiore
Questi sono gli accordi del ritornello, sempre con la stessa ritmichina. Occhio che ci sono alcuni accordi di passaggio, tipo re con il basso di fa diesis e il re sus 2 con il basso di do. Sono accordi che durano poco. Strumentale, do, settima più, con il sol al canto, però cerco di simulare un pochino il... la melodia che fanno gli archi, quindi do, si minore, magari alzando liberando il mi cantino, la minore settima, canta il fa diesis, settima quarta e mi minore. Questo è giusto per rendere l'idea, eh. Per due volte, dopodiché sol, di nuovo, do, si minore, e mi, settima, quarta, cioè mi quarta, settima, non c'è, è un accordo sospeso, per ripartire poi di nuovo con gli accordi della strofa. Ritornello e strumentale. Dal punto di vista della struttura non è nulla di impossibile, anzi è molto interessante per scoprire qualche accordo nuovo e accompagnarsi in modo un po' diverso dal solito do, re, sol. Lucky Strike, eccetera. Strofa, ritornello a solo. Quindi a questo punto ti ho spiegato un po' come interpretare gli angeli con la chitarra acustica, spero ti sia piaciuto. Cambio chitarra e andiamo a vedere tutta la sezione, super sezione di chitarra elettrica. Opla! Abracadabra, per il suono di chitarra elettrica utilizzo sempre il capotasto, al secondo tasto un JCM 800 sia per la parte di arpeggio sia per la parte di assolo che vedremo fra un pochino, cambia solo il gain, quindi la quantità di distorsione. Per il suono pulito aggiungo un chorus, un compressore che mi aiuta ad equilibrare i livelli dell'arpeggio, le dinamiche dell'arpeggio, e un delay settato a ping pong, quindi come Forrest Gump, ottavi, un po' a destra, un po' a sinistra per creare un ambiente stereofonico un po' più simpatico. Andiamo a vedere quindi la parte ufficiale di chitarra elettrica. Gli accordi dell'introduzione, che sono uguali poi agli accordi della strofa, quindi do con la settima maggiore, parto con il pick up al manico, quindi solo lui, do, settima più, re con l'aggiunta della nona, che sarebbe questo accordo qui, ma con il basso di do, quindi eccolo qui, super accordino. Sol, la prima corda non la suono, quindi non ci metto manco un dito, e accordo di mi minore con l'aggiunta della nona. Andiamo a vedere l'arpeggio. Ti consiglio di battere fin da subito il piede e capire la scansione ritmica, che è fondamentale e sempre uguale per ogni accordo. Mettiamo qua sotto, voilà, una bella tablatura e andiamo a vedere lentamente l'arpeggio.
Questo è il nostro pattern dell'arpeggio che applicheremo sia all'intro che alla strofa. Inizio quindi la strofa non è poi così facile cantare e suonare contemporaneamente, comunque la strofa si evolve su questo, con questo arpeggio e su questi accordi. Di questa prima parte l'arpeggio, chitarra e voce è una cosa meraviglioso. Personalmente però mi gasa molto di più la seconda strofa per l'incastro ritmico che c'è tra l'arpeggio di chitarra e il basso, perché è una cosa, un arrangiamento secondo me bellissimo che si sposta di un ottavo. Facci caso, te lo faccio sentire fra poco con una base in cui c'è batteria, basso e la chitarra. Nient'altro, senti che è veramente veramente figo. In questo caso nella seconda strofa l'accompagnamento, l'arpeggio è questa cosa qui. Cambio accordo e idem con l'accordo di Sol e con l'accordo di Mi minore. Quindi niente di emozionante, sentito così da solo con la base è veramente veramente figo. Musica. Molto figo, volevo solo farti notare questo dettaglio, che non è un dettaglio ma un bel arrangiamento. Bravo Vasco. Quindi andiamo, facciamo un passino indietro, andiamo a vedere il ritornello. Ritorno col pick up al manico alla fine della prima strofa, finisco quindi con il mio arpeggio, vabbè, ok, quello che è, mi fermo sull'accordo di Mi minore nona, frasettina sulla quinta e quarta corda, La, Si, Re, e accordo di Mi minore nona, primo accordo del ritornello, La, settima quarta e La minore, settima ovviamente, questo giochino qua, Re, prima sus 2, poi Re maggiore e Sol maggiore, Re basso fa diesis di passaggio e riparto, Mi minore e da qui Re con questo hammer on sulla prima corda, un Do sus 2, cioè un Re sus 2 che sarebbe questo accordo qui con il basso di Do però, molto figo, e accordo di Sol. Questo è il giro del ritornello. Anche in questo caso lo vediamo prima lento, arrivando dalla strofa. Sono solo fesserie. E Mi minore. Re sus 2. Sol. E Mi minore nona. Occhio al cambio, Re. Re sus 2. Con il basso di Sol, di Do e Sol.
Io ho cercato di essere il più fedele possibile all'arpeggio ascoltando il brano, però se subisce delle piccole modifiche, non succede fondamentalmente nulla. L'importante è cercare di rispettare il pattern che viene proposto nella mia tablatura e poi, insomma, le note le puoi un pochino girare come preferisci, ecco. Sol e vado allo strumentale. Lo strumentale, che è una parte un po' poverina, sempre sottovalutata, in realtà è molto importante perché, oltre a dividere il ritornello dalla strofa numero 2, sul giro armonico dello strumentale si svilupperà poi l'assolo. Quindi, occhio agli accordi, te li dirò comunque poi senza capotasto: Do settima più, Mi minore nona con il basso di Si. Questo sarebbe l'accordo, è più un Si minore in realtà, però sulla chitarra questa è la sigla corretta, è questa, La minore settima e Mi minore con l'aggiunta della nona per due volte, dopodiché Do settima più, Mi minore nona con il basso di Si e Sol, di nuovo Do settima più, Mi minore nona con il basso di Si e Mi quarta, quindi un Mi sus, fondamentalmente un accordo sospeso con il basso di Si. Qua il pattern dell'arpeggio non ha nulla di particolare dal punto di vista ritmico, è tutto dritto in sedicesimi, quindi sentiamolo direttamente così com'è. Accordo di Sol, quarta con il basso di Si. Queste sono le varie sezioni dell'arpeggio e dell'accompagnamento con il suono pulito. Passiamo all'assolazzo. Scusa l'interruzione, se questo video tutorial ti sta piacendo, iscriviti al canale, è facile, gratuito, puoi essere sempre aggiornato su tutti i contenuti che pubblichiamo e noi siamo più contenti. In più, su Accordi e Spartiti c'è anche la possibilità di fare lezioni online con me o con altri tutor. Quindi ci vediamo sempre sul sito di Accordi e Spartiti e buona visione. Bene, andiamo a vedere quindi l'assolo. Più che spiegarti nota per nota, ti spiegherò semplicemente il primo giro e il finale armonizzato con le due chitarre, ma vorrei che passasse un messaggio. Questo assolo, dal punto di vista del suono, ho semplicemente alzato il gain dello stesso amplificatore che ho utilizzato per fare l'arpeggio. L'assolo è un assolo viscerale, assolutamente sentito e ricco di vibrati e di intenzione più che di note. Le note sono importanti, sì, ma fino a un certo punto. Partiamo a vedere subito il primo giro, così magari ti fai un'idea. Utilizziamo la pentatonica di Fa diesis minore, visto che il brano in suoni reali è in Fa diesis minore. Partiamo al 17° tasto con un super bending e un vibrato, ma non un vibrato così. Così non si fa niente, è un vibrato super di intenzione, quasi estremo, perché no, se hai anche la leva del tremolo puoi usare tutte e due contemporaneamente, più rock sei, più conta l'attitudine, non contano tanto le note, quindi ripeto questo bending. Mi sposto sulla pentatonica di Fa diesis si è scordata anche la chitarra, al secondo tasto. Ok, accordato. Tengo premuto la seconda corda al quinto tasto e nel frattempo bending sulla terza. Una cosa un po' country. Con uno slide atterro sul Si, terza corda, quarto tasto. Dopodiché frasettina.
e armonico. Un po' va di fortuna, un po' no. Ti invito comunque a cercare sulla terza corda il punto di armonico. Un bel armonico al secondo tasto, dopodiché due svisate di leva, una tamarratina volante, non fa mai male. Atterro sulla quarta corda, secondo tasto, e finisco sul fa diesis. Sempre su questa pentatonica di fa diesis vado avanti, frasettina. Sposta al sesto tasto, sulla terza corda, sempre rimanendo sulla terza corda, nono, undicesimo tasto, sempre sulla terza corda, e lascio andare giù. Sono tornato sulla mia pentatonica di fa diesis iniziale, quindi bending, terzine, ottavi, questo slide, bending al diciassettesimo tasto con relativo vibrato, ancora più su, sempre più vibrato che puoi, e molto interessante, ritorno sull'accordo di fa diesis con questo bending di mezzo semitono, beh se è mezzo di mezzo tono. Tu ti sei accorto che l'assolo dal punto di vista tecnico, della velocità delle scale, non è nulla di impossibile, è un assolo molto più difficile dal punto di vista interpretativo, è un assolo di sangue, è un assolo di bending e di vibrati. Quindi come facciamo, come impostiamo il secondo giro di improvvisazione, tra virgolette, perché poi secondo me non ha un giro basta per capire lo stile e il mondo che sta dietro a questo assolo. Quindi accordi, armonia dell'assolo è re settima più, do diesis minore, magari alzo il volume, si minore settima, fa diesis minore, ripeto, re settima più, do diesis minore, si minore e fa diesis minore. Siamo sempre in territorio, in tonalità di fa diesis minore, quindi io posso liberamente anche il giro dopo, do diesis, si minore e la maggiore. Siamo sempre qua. Eccezione fatta per l'ultimo accordo, che è un fa diesis, prima quarta e poi maggiore. Quindi finché io sono su tutto il giro, fondamentalmente, posso star senza pensieri e improvvisare godendo e tirando bending e facendo frasi di leva che danno spazio all'interpretazione. Il consiglio che mi sento di darti per l'improvvisazione quindi è, visto che sotto l'armonia è costruita con accordi che appartengono alla scala di fa diesis minore, alla tonalità di fa diesis minore, di utilizzare le pentatoniche come se non ci fosse un domani, proprio con vibrati molto accentuati, più blues sei, più viscerale sei, più meglio è. Usare anche banalmente una scala di fa diesis minore ad ottave, avanti quanto vuoi, di stare attento all'accordo finale di fa diesis maggiore, perché è lì casca l'asino. Se la tonalità è in fa diesis
minore e l'ultimo accordo è fa diesis maggiore, bisognerà valorizzare, cercare di valorizzare la nota che fa la differenza tra la triade di fa diesis minore e quella di fa diesis maggiore, che è il la, che anziché essere naturale diventa diesis. Quindi banalmente sto facendo le mie ottave. Diesis qua, oppure sulla pentatonica di fa diesis minore mi fermo sulla triade di fa diesis maggiore, puoi vederla anche qua, insomma cerca di incastrare sulla pentatonica di fa diesis minore, che saprai sicuramente a memoria, la nota di la diesis e infilala nell'ultimo momento, nell'ultima parte del giro, dove arriva l'accordo di fa diesis maggiore. Fine di questo super assolo, quando i tuoi calli saranno usuratissimi, io ho l'abitudine, perché l'ho preso, avrò preso spunto sicuramente da qualche versione live di cui non mi ricordo l'anno e lo stadio né niente di tutto ciò, si chiude con un'armonizzazione fatta da due chitarre che ti propongo. Partiamo sempre sulla pentatonica di fa diesis minore, la, sol diesis, piccolo bending. Fa diesis e termino sul do diesis. Rifaccio. Vado avanti sul 17° tasto. E termino sul fa diesis con un bending al 17° tasto. Ogni tanto magari incastro qualche frase di questo tipo, insomma cose di questo tipo per arricchire un pochino questa chiusura finale. La seconda parte di il controcanto fondamentalmente è la stessa scansione ritmica su note differenti, a partire dal 12° tasto, bending, bending e avanti sul fa diesis, ripeto. Avanti. Termino con un bending di mezzo tono sulla nota La. We'll be right back.
Bene, io a questo punto dichiarerei concluso questo video tutorial, spero ti sia piaciuto, spero tu l'abbia trovato utile e interessante, ti ringrazio per averlo visto fino alla fine, mi auguro, e noi ci vediamo sempre qui sul sito, sul canale YouTube o, perché no, a lezione, ma sempre su accordi e spartiti. Ciao!